So, <coughs> good. You can put your, uh, so Calispera. good afternoon. Welcome to this press conference, ladies and gentlemen, here in Athens for the UEFA Europa Conference League final between Olympiacos and Fiorentina. Today on stage, we have the head coach of Fiorentina, Vincenzo Italiano, the captain. Cristiano Miragi on the right, and Giacomo Bonaventura next to me. Uh, we kindly ask you to state your name and your media company before asking any question. Please do it in English, in Italian, or in Greek. Please alternate between the players and the head coach. And uh, there will be simultaneous transla translation via Interprefi, thanks to the, the phone. So I think we are ready to, to start. We can take the first question, maybe at the front row there. Federica Zille da Son, mister, non me ne voglia, ma vorrei partire dal capitano, da Biraghi. Cristiano, quante volte hai ripensato a quell'immagine di te sotto praticamente il settore ospiti a Praga, quasi a chiedere scusa ai vostri tifosi? Tu con la bandiera dei quattro quartieri di Firenze sulle spalle, e quante volte hai voluto sovrascrivere qui ad Atene quella storia lì? Tanto buonasera a tutti. Eh. Ci pensi, ci pensi sempre perché comunque sono nella vittoria o nella sconfitta come è stato l'anno scorso, sono avvenimenti che, talmente grandi che poi ti riporti dietro, penso, tutta la vita. No? Adesso è passato solo un anno, quindi la cosa è fresca ancora, tra virgolette. No? L'amarezza la, è talmente tanta che cerchi di, come, come nei momenti di gioia, anche nei momenti di negativi di, di condividerli con chi ti ha seguito per tutto il percorso, che sono stati i nostri tifosi l'anno scorso, ma anche quest'anno, quindi eh, c'era una amarezza generale nostra de, di chi era venuto a Praga, era, era un momento anche se brutto, ma giustamente da, da condividere insieme a loro. E ora siamo qui e siamo stati bravi a ritornarci per il secondo anno consecutivo. Arriviamo in finale senza aver mai perso in questa conference, quindi arriviamo con grande consapevolezza e con grande rispetto dell'avversario e siamo pronti a, a dare tutto per, per, per ribaltare quella sensazione negativa dell'anno scorso in, in positivo. Next question, please, in the Buonasera, sono Sara Meini della Rai. La mia domanda è per il tecnico Vincenzo Italiano. Le chiedo se sente anche lei un po' di ottimismo in più avvicinandosi a questa finale, rispetto magari al clima dello scorso anno. E come sta vivendo lei questa vigilia? L'unico aspetto, penso, differente dall'anno scorso è che un po' queste situazioni le abbiamo già vissute l'attesa, la preparazione, tutte, tutti questi incontri con voi giornalisti, l'importanza della gara. Poi secondo me queste sono partite dove 50-50, eh, forti loro, forti noi, perché siamo arrivati in finale e dobbiamo, dobbiamo cercare di giocare una partita come vanno giocate le finali, siccome un po' di esperienza... Ce l'abbiamo, qualcosa dietro ci portiamo e dobbiamo farlo vedere domani. Poi per quanto riguarda me e come sto vivendo questa partita, la sto vivendo con grande davvero attesa perché come dicono anche i ragazzi, sento quello che dicono, leggo quello che dicono, per noi è una sorta di rivincita, quindi abbiamo avuto la capacità di arrivarci ancora un'altra volta. In Europa non è facile perché i percorsi europei sono complicatissimi quindi massima attenzione, bravi, bravi a riproporci a ritornare in una finale però domani dobbiamo cercare di fare di tutto per non commettere errori, per essere concreti, per essere attenti, concentrati, quello che richiede una finale. Una finale va giocata col fuoco dentro, con la massima applicazione e dare tutto quello che si ha. L'anno scorso, come dice Biro, non abbiamo avuto un epilogo bello, quest'anno cercheremo di mettere in campo quell'esperienza, quell'amarezza quella per cercare di, di farla finire in maniera diversa, sapendo che il nostro avversario è forte, di qualità, preparato e se è arrivato in finale sarà una partita tosta come tutte le finali. Please left. wait a few seconds, the uh, translation is still going on. You can go. Good. Mister, here on your left, Gustavo Hoffman from ESPN. Uh, Please wait, you can put the headphones. And you will have the translations, yeah. Okay, again, Gustavo Hoffman from ESPN. Uh, Mister, over Dodo, your right back, he has recovered from a serious injury at his knee. Since then, he has been a very good player. He has started the match for Fiorentina. I'd like you, please, to talk about his importance for the team over these last two months, and specifically for the final tomorrow. Thank you. Dodo, non ci aspettavamo nessuno di trovarlo. In questa condizione, così già pronto per uh, prestazioni di, di alto livello, è sempre sceso in campo andando forte, abbiamo cercato all'inizio di gestirlo a livello di minuti, di carichi, di lavoro, però poi dal momento in cui ha, ha ristabilito la condizione ed è tornato al 100%, si è espresso ai, ai suoi livelli. Quindi il ragazzo sta bene, il ragazzo... E penso alla semifinale a Bruges. Il ritorno e ha disputato una grande gara. Quindi, è un ragazzo esperto, un ragazzo che conosce questo tipo di partite. E averlo al 100% e averlo recuperato per noi è un'arma in più. Lì abbiamo anche Caio De che quest'anno ha fatto davvero un grande campionato. Abbiamo Faraoni. E' un ragazzo esperto che da quando è arrivato ha dato una grossa mano a entrambi per cercare di, di crescere e migliorare. Quindi, da quel punto di vista, a destra, siamo, siamo messi bene. Please, on the right, yes. eh, salve, Giovanni Sardelli, eh, Radio Bruno e, e Repubblica. Volevo chiedere a, a Bonaventura ehm, cosa significherebbe per lui vincere un trofeo a Firenze, perché poi. È, ha fatto partite importantissime, palcoscenici clamorosi, una super carriera, però portare un trofeo a una città che ha fame davvero di, di vittoria, cosa significherebbe per il Buonaventura? E hai segnato tanto in questa stagione, otto reti se non sbaglio, ma non hai ancora segnato in, in conference, non so se fra virgolette può essere anche un bene se hai tenuto il colpo in canna. Ma eh, sì, siccome non ho ancora fatto gol spero di, di farlo, ma... Mh... La cosa più importante, visto che una finale è comunque il risultato della squadra, e penso che ognuno di noi deve mettere da parte le, le cose personali e per, um, per fare una grande prestazione per vincere la partita, um, mentre invece l'altra domanda dicevi? Sì, vincere un trofeo a Firenze. Sicuramente um, è, è ancora più bello vincerlo qua perché eh, Qui è più difficile, visto che l'ultima coppa è stata vinta oltre vent'anni fa, eh, si sente la, la voglia dei tifosi, la percepivamo già l'anno scorso e quest'anno ancora di più eh, di, 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 di vincere, di, 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 di tornare a gioire, perché qua da quando sono arrivato qua sicuramente ho trovato una passione, una, un attaccamento della gente verso, verso la maglia veramente importante. già. Venendo a giocare qui da avversario contro la Fiorentina avevo sempre notato questo, ma quando poi sono, mi sono messo la maglia della Fiorentina me ne sono reso conto. Eh, sicuramente, in questi anni siamo andati vicini, domani abbiamo un'altra possibilità e cercheremo di vincere. Vado. Dalla vita, Gazzetta dello Sport per il Mister. Qual è la parola chiave, il concetto sul quale punterai da questo momento fino all'inizio o prima dell'inizio? Della partita parlando con i tuoi ragazzi. La parola chiave, il concetto, il qualcosa che li. che possa definire la situazione e che possa caricare al, al massimissimo loro. Ma penso che quello che mi hanno sempre sentito dire. In tutti questi tre anni, dentro e fuori il centro sportivo negli spogliatoi in campo, è quello che eh, l'identità non la dobbiamo mai perdere. Queste sono partite dove anzi, eh, a maggior ragione devi mostrare quell'organizzazione e quel pensiero e quel credo calcistico che ti ha permesso di arrivare a giocarti una finale, però, con, a livello individuale degli aggiustamenti, degli adattamenti a quello che è una finale. Massima percezione di tutto ciò che può essere il pericolo, massima concretezza, massima concentrazione in tutto quello che si va a fare, anche da, da un semplice fallo laterale battuto bene, e messo ad, uh, nei, nei piedi nella maniera corretta dal compagno. Questo per me... E dettaglio a livello individuale modificare qualcosina perché è una finale perché non c'è più tempo per replicare e quindi identità e se ci aggiungono un'altra roba furore, furore agonistico, furore perché quello non deve mancare, la partita è troppo importante, quindi va applicato grandissimo furore agonistico. Left Buonasera, Tommaso Loreto Radio Firenze Viola. Al capitano, Cristiano Biraghi, volevo anch'io tornare a un anno fa, ovviamente le motivazioni non mancano, però se a livello personale da parte tua c'è voglia di un pizzico di rivalsa in più anche per, per come fu condizionata la tua partita, per quella situazione con i tifosi, per come fosti costretto a, a giocare, per quella ferita alla testa, grazie. Il senso di rivalsa sicuramente, ma c'è anche da parte di, di, chi, di, di tutti quelli che c'erano l'anno scorso, a partire dal Mister, a partire dai compagni, da, dalla società, da, da tutti quelli che lavorano intorno a noi dietro le quinte: tutti hanno questa voglia di, di rivalsa e di, di cambiare un risultato che che l'anno scorso magari non, non meritavamo, eh, che però purtroppo essendo una finale abbiamo fatto qualche errore di troppo in più di loro e quindi siamo stati giustamente puniti. Abbiamo, abbiamo grande voglia di, di rivincita, di, di fare una grande partita, di, di, di portare via questo trofeo, come ho detto prima, per, per, tutto, per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni col Mister, per tutto quello che... Tutto l'affetto e l'amore di Firenze che, che ci, hanno, ci hanno dimostrato in questi anni per, per gente che purtroppo non c'è più. Abbiamo, abbiamo tanti motivi, le motivazioni sono, sono tante e la voglia di rivalse è tanta. Ora non rimane che, che, che arrivi il prima possibile la partita, perché poi una volta che sei qua la vuoi giocare subito. Quindi siamo qui e vogliamo, vogliamo vincere. Buongiorno a tutti, sono Abdel Majid di Bean Sports, una domanda al mister. Eh, uno delle forze di Olimpia Cosum, si chiama Ayul Kabi, eh, ehm, ha assegnato 10 gol in 8 partite, qual è il tuo piano per firmare questo giocatore? Abbiamo portato delle catene, dei lucchetti, no, a, a parte le battute... Anche lui arriva con grande autostima, fiducia a questa finale, perché nelle ultime gare in Europa sia lui che la squadra hanno fatto davvero un grande, un grande lavoro, un grande percorso. Come noi del resto che arriviamo imbattuti, anche loro nelle ultime partite hanno fatto delle prestazioni grandiose, battendo in semifinale una delle favorite alla vittoria finale, arrivandoci con prestazioni di alto livello. E lui sta segnando con regolarità, è pericoloso sotto tutti i punti di vista, lontano dall'aria, dentro l'aria, attacca la profondità, sta bene, sappiamo che è un punto di forza del nostro avversario, insieme a tanti altri aspetti, e abbiamo cercato di preparare degli aspetti tattici che possono limitarlo e come però ho detto prima, facendolo con attenzione e massima negazione, Possiamo farlo e se, se scendi in campo non uh, mettendo dentro queste caratteristiche questo giocatore ti può mettere in difficoltà, soprattutto per il fatto, ripeto, che ha una grande fiducia datagli da questo finale di stagione strepitoso per lui. Next please. Calispera. Κωνσταντόπουλο από Νόβα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε στην πόλη μα. έχει γίνει αρκετή αναφορά από του συναδέλφου στον περσινό χαμένο τελικό. για να εξαντλήσετε τι πιθανότητε στον φετινό τελικό, ίσω θα θέλατε να αγωνιστείτε σε μία άλλη πόλη, σε ένα άλλο γήπεδο, στο οποίο ο Ολυμπιακό δεν θα νιώθε τόσο οικία, γιατί είναι ένα γήπεδο ο Ολυμπιακό και έχει αγωνιστεί και έχει κερδίσει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μάτσο. Professor Borboni, ti farò. Ma quella, quella che è l'Olimpia già vinto qui non lo sapevo, quindi un altro, un altro pericolo aggiunto a tutti gli altri. Però eh, alla fine quando... Quando si scende in campo ci si dimentica di tutto, tutto passa in secondo piano, 11 contro 11, metà stadio sarà per la Fiorentina, metà per l'Olimpiacos. Sì, loro giocano nella città dove vivono, dove giocano, eh, però questo secondo me non cambia nulla perché nel momento in cui fischia l'arbitro dentro al rettangolo di gioco... Eh, tutto passa in secondo piano. Eh, buon per loro, non hanno viaggiato come abbiamo fatto noi, non abbiamo preparato con anticipo alcune situazioni, eh, hanno la possibilità di lavorare a casa, però ripeto, nel momento in cui si scende in campo, questo 50-50, come dico sempre, rimane eh, alla fine chi è avrà più fame, più voglia di vincere, avrà più fuoco dentro, come ho detto ai ragazzi, e queste sono partite che poi ti permettono di gioire o, o di non ottenere quello che vuoi, dato che noi ci siamo passati, quindi dobbiamo mettere da parte tutto, dobbiamo pensare a noi stessi. L'Olimpia Cosse è il nostro avversario, è squadra che abbiamo studiato, che abbiamo visto. E non ci rimane che andare in campo e dare tutto quello che abbiamo strategicamente, individualmente, a livello collettivo e sperare di avere la meglio. Buonasera, Dimitri Conti, tutto Mercato Web, una domanda per Bonaventura. Eh, intanto come stai a livello fisico perché l'ultimo mese è stato comunque un po' problematico e se sei pronto a giocare mediano, trequartista, provo a strappare un info in più. Grazie. No, sto bene, sto bene. L'ultimo partito ho giocato, ho fatto parecchi minuti, quindi mi sento bene. E per quanto riguarda il mio ruolo di domani, ancora non sappiamo neanche chi, chi, chi andrà in campo, perché il mister eh, ci dice sempre la formazione il del giorno della partita e la strategia eh, la sappiamo più o meno, ma eh, domani poi eh, andremo più nel dettaglio. E, capiremo anche le, le singole funzioni dei giocatori quindi più o meno no, non penso che ci chiederà eh, molte cose diverse da quello che abbiamo fatto finora perché il nostro gioco è quello e i nostri principi sono sempre gli stessi eh, Giovanni Zecchi, violanews.com Yeah, you can go, go ahead. Giovanni Zecchi, velanus.com e Radio Bruno. Una domanda a Cristiano. Eh, molti tuoi compagni in varie conferenze o giornalisti dicono: siamo cambiati, siamo cresciuti. Questo è il terzo anno con Vincenzo Italiano, alla luce della terza finale. Quindi io voglio chiederti: te che conosci perfettamente l'sploratorio Fiorentina: com'è cambiato in questi tre anni? Eh, questa squadra e se, que, se avete raggiunto davvero poi la maturità completa no? un percorso da il primo anno in cui la Fiorentina non è in Europa arrivava a un periodo difficile arrivando a un terzo anno in cui vi giocate la seconda finale eh, europea consecutiva. Grazie eh, La crescita penso che è stata esponenziale si vede no? abbiamo fatto abbiamo avuto la fortuna eh, questo lo dico sempre in un calcio dove ormai va talmente veloce che si cambiano tanti allenatori, si cambiano tanti giocatori. Abbiamo, lavo, abbiamo avuto la fortuna di, di lavorare tre anni con l'allenatore, che penso che, non lo so, non sono mai stato allenatore, ma penso che per un allenatore sapere di poter costruire qualcosa nel, nel tempo, avere il tempo di lavorare, è molto importante. E ce lo diciamo spesso, anche a volte, no? Che tanti errori che magari facevamo il primo anno, poi l'anno dopo non li abbiamo rifatti, ma ne sono venuti fuori altri, abbiamo corretto anche quelli, quindi poi dopo tre anni è normale che si arriva ad avere una, una maturità, poi eh, non, non si è mai perfetti, no? la perfezione non esiste, quindi eh, si cerca sempre di, di arrivare alla perfezione, ma è, è veramente difficile, però sicuramente dopo, dopo tre anni fatti come abbiamo fatto in una certa maniera. La, la crescita è evidente e, e, e lo, lo percepiamo pure noi tutti i giorni. E abbiamo fatto tre anni spettacolari: e ci siamo per un altro anno ancora. L'anno prossimo, giocheremo in Europa, non sappiamo ancora quale, ma ci siamo arrivati giocando non lo so se 100 e non so quante partite in due o tre anni. Quindi, de degli sforzi. Incredibili, dove tutti sono stati chiamati in causa, tutti sono stati, part, fa, sono stati parte di questo cammino. E non sarà di certo il risultato di domani a, a cambiare quello che è il mio, ma il nostro pensiero di questi, di questi tre anni stupendi, dove io c'ero anche prima di questi tre anni e so, so dove eravamo e non stavamo facendo queste conferenze. E quindi, già che è la terza in due anni, penso che. Che quando si dice che il risultato, il campo parla, no? quindi penso che abbiamo raggiunto de degli obiettivi straordinari. Domani è, è una partita, sicuramente molto importante. Forse la più importante: siamo noi i primi che vogliamo vincerla per, per, per chiudere questi, questi, questa stagione con, con un trofeo che è tre anni che, che gli andiamo dietro e che studiamo veramente ogni giorno. Next question, please. Buonasera, Alessandro Mita, corriere dello Sport Stadio. Volevo chiedere al Mister: in questi tre anni di sua gestione, la Fiorentina è andata benissimo nelle coppe. In campionato, invece, non siamo mai riusciti ad alzare l'asticella per andare oltre l'ottavo, il settimo, ottavo posto del primo anno. Volevo sapere da lei quali sono i suoi rimpianti, quali sono stati i limiti in questi tre anni in campionato? ma io, io penso che mh, a te mi ero dimenticato del campionato, mi hai fatto venire in mente te, ero talmente concentrato a tutto quello che è la conference, che parlare di campionato eh, adesso devo riavvolgere un secondo il nastro. Eh, la verità è che vuoi o non vuoi il percorso in Europa, qualcosa, qualcosa ti toglie ti toglie perché soprattutto la conference giocando il giovedì eh, hai poco spazio poi per recuperare, preparare partite. Sì, noi riusciamo a coinvolgere tutti, a ruotare, ad avere gente fresca, gente che ti permette di avere minuti, di fare prestazione. Però sono convinto che qualcosina toglie. Devo dire che quella concentrazione che abbiamo avuto in Europa ogni tanto in campionato ci è mancata, però alla fine secondo me non abbiamo fatto così male in Serie A, ottenendo un settimo posto, due ottavi posti, e qualificandoci sempre in Europa. Chiaro che tutti volevamo qualcosa in più, però non ci siamo riusciti, però eh, rimane una doppia finale europea che è motivo di grandissima soddisfazione. Non è facile, e in Europa riuscivamo in partite doppie, tra andate e ritorno, sempre a riuscire a trovare strategie diverse, soprattutto nella seconda gara, e fare il salto che, che volevamo. E riuscivamo sempre a presentarci in maniera corretta e questo ci ha permesso di arrivare in queste due finali. Poi per me, tra Serie A, eh, Conference, Coppa Italia e abbiamo aggiunto anche la semifinale di Supercoppa, io penso che il nostro cammino sia più che positivo, ma lo dico con tutta onestà perché, e concludo, quando sono arrivato a Firenze e pensare di presentarmi, come dice Biro, davanti a una platea del genere per due anni consecutivi non, non era nel, neanche nell'anticamera del mio cervello. Riuscire a, ad arrivare con questo gruppo a giocarci tutte queste semifinali, finali, non, per me era impensabile. Quindi domani abbiamo l'opportunità di eh, raggiungere questa... Benedetta gioia che la rincorriamo da tanto tempo, pensando che il campionato è finito, che l'abbiamo messo a posto. Secondo me, e adesso concentriamoci su questo, che è il nostro aspetto principale, la nostra attenzione principale che è quello di domani fare una grande partita. Next question, please. Buongiorno, Niccolò La viola.it Radio Bruno, una domanda per Jack ma che vale anche per Cristiano, se al di là di quella che è stata la finale dell'anno scorso un po' di senso di rivalsa da parte vostra c'è anche per la mancata convocazione in azzurro da parte del CT Spalletti e per Jack, lo dico senza tanti giri di parole, se c'è voglia di far bene perché potrebbe essere una delle tue ultime partite in viola. Allora, per quanto riguarda la, la, la convocazione, penso che la carriera del calciatore è così, ci sono gioie e dolori, vittorie e sconfitte, quindi bisogna dimenticare e pensare all'impegno successivo. Per noi questa è la partita e, e c'è voglia di, di fare bene perché, come è stato detto, ci siamo arrivati vicini per due volte. Questa, questa volta qua non, non dobbiamo più sbagliare. Eh, sicuramente abbiamo imparato da, dalle, dalle stagioni scorse, dalle finali che abbiamo giocato. e questo cercheremo ancora di, di ridurre al minimo la, la percentuale d'errore. So we'll Buonasera. Buonasera a tutti, Matteo Rovellini, La Repubblica e Radio Bruno. Una domanda per il Mister, io la porto invece da un po' più indietro, nel senso da quando lei è arrivata a Firenze nel 2021 l'estate, a questa questa che sta per cominciare l'estate del 2024. Quanto è cambiata la sua Fiorentina, quanto è cambiato lei, quanto è cresciuto anche grazie a tutte queste partite, se non erro quella di Romani nelle ultime due stagioni è la 117 ⁇ gara che la Fiorentina compie in tutte le competizioni. Eh, non so quante ne ha fatte in tre, penso sui 160 o qualcosa del genere. Quindi quanto è maturata la Fiorentina ma quanto è maturata lei, Mister? Cioè nel percorso di tre anni, eh, quali sono anche gli spunti che le, hanno, che le hanno dato forza per arrivare fino a questo, a questo traguardo? E poi cosa ripensa quando scorrono no, nella sua testa le immagini di Praga, della, della finale persa? C'è qualcosa che le dà ancora più carica da quella finale? Ma no, io in questi tre anni è normale, è normale essere diverso da, da quando sono arrivato. Il mio sogno era arrivare in Europa con la Fiorentina e ci sono riuscito. Era per me la prima esperienza e, e quindi il mio bagaglio di conoscenze è cresciuto notevolmente. Poi aggiungiamoci anche due finali quindi anche la conoscenza della preparazione, dell'attesa, di quello che vuol dire una finale. E, o, insieme ai ragazzi abbiamo modificato tantissime, tantissime cose in campo, aspetti tattici, tecnici, quindi anche lì ho scoperto eh, aspetti nuovi, quindi diciamo che in questi tre anni non mi sono fatto mancare niente, da, da traguardi individuali, a collettivi, ad aggiustamenti tattici, eh, tanti, quindi credo di essere diverso, non dico né cresciuto né migliorato, ma sicuramente diverso. E di questo ne sono, ne sono contento, ma lo sapevo, lo sapevo perché nel momento in cui vai a, ad avere a disposizione calciatori di questo livello, tanti nazionali, tanti stranieri, tanti giocatori esperti, meno esperti, giovani. E devi metterti a disposizione e sai già che qualcosina la devi modificare. E di questo davvero ne sono contento e sono molto diverso da, dal 2021 come dici te. Quando penso a Praga penso a una partita secondo me affrontata nel migliore dei modi, ma alcuni episodi non ci hanno permesso di, di festeggiare, di gioire. E penso a, alle facce dei ragazzi, al fischio finale, facce che non vorrei vedere domani. E è quello che ho detto oggi è che per noi eh, l'interpretazione della gara deve essere come se, se fosse l'ultima. L'ultima, nel senso che eh, nessuno ti dà mai la certezza di arrivare in una finale europea nessuno ti dà la certezza che inizi un campionato e dici ci rivediamo ad Atene non nessuno l'aveva detto quest'anno e eh, ci ripiglieremo la rivincita si stati bravi a riproporci, si è stati bravi a ripresentarci domani dobbiamo scendere in campo come se ogni palla fosse l'ultima della nostra carriera come ogni situazione l'ultima come ogni aspetto l'ultimo perché ripeto, nessuno ci darà la certezza di riesserci ancora qui davanti in stati così belli e quindi domani a differenza di, di Praga dobbiamo mettere in campo questi aspetti qua Praga ha fatto male, ha fatto male a me a Gecca, a Biro a tutta Firenze, a tutta la società e sappiamo cosa, cosa si vive quando non si vince una finale e domani cercheremo di ribaltare questa situazione Zoran Mischewski Zoran Mishevsky, media macedone per uh, mister italiano. Complimenti per arrivare uh, in un altro finale. Uh, cosa ha cambiato Mendilibar in questo Olympiacos? È un allenatore esperto, uh, si gioca un po' più diversamente. E un dettaglio, se avete preparato con più attenzione calci di rigore. Grazie. Ma da, da quello che abbiamo visto eh, con l'arrivo del nuovo allenatore... Hanno trovato, un po di... hanno trovato la quadra perché era il terzo allenatore avevano avuto dei problemi. Invece, con l'arrivo di Vendy Libar, hanno messo a posto tutto. Hanno iniziato ad andare forte, soprattutto in Europa. Hanno battuto avversari di grandissimo livello. E quello che abbiamo visto, che è una squadra organizzata, è una squadra che sa. Eh, dare pressione, che sa giocare sotto la linea della palla che sa attaccare diretto è una squadra come ho detto prima che ha giocatori esperti che ha giocatori di qualità, di, di valore di talento quindi ehm, squadra che arriva in finale eh, per me è già quello che eh, determina il valore di una squadra eh, perché la bravura di arrivare in una finale già è questa la, la carta d'identità di una squadra. Quello che ci fa più paura è, tra virgolette, questo quest entusiasmo. Quello che dobbiamo cercare di fare per mettere in difficoltà è che quando abbiamo la palla, io credo che chiunque concede, come facciamo noi, e se abbiamo la capacità di creare tanto, di essere, di essere concreti, fare male. Ad una squadra che secondo me, se giochiamo con qualità, possiamo mettere in difficoltà. Sui rigori, Sui rigori l'abbiamo provato, devo dire la verità, ci siamo fermati perché può essere <ride> una possibilità. E ne abbiamo tanti che hanno la personalità di, di batterli. Abbiamo superato due turni di Coppa Italia ai rigori, qualcuno in campionato, riferendoci al campionato, l'abbiamo sbagliato. Forse non ci ha permesso di avere qualche posizione in classifica diversa, però da questo punto di vista i ragazzi dai, ne abbiamo tanti che hanno la personalità e la capacità di presentarsi dal dischetto ed essere freddi e concreti. Vediamo, vediamo come, come andrà a finire. Flavio Gnissanti, La Viola. Domanda per il capitano. Se il leader di questa squadra so benissimo che da adesso fino alla partita penserete solo alla partita, cosa dirà? Se dirà qualcosa il capitano dopo la partita per provare a convincere l'allenatore a restare anche nella prossima stagione? Grazie. Non so, cioè... Voi date... Vedete per scontato che va via, sicuro. Non lo so, sapete più voi di me. Eh? Ah, ok. No, no, vi chiedo perché se... No, perché noi, finché non ci comunica niente, magari vado a dirgli mister rimani e dice che cazzo c'è. E rimango. Quindi non lo so. No, non lo so. Ma guarda, sentivo Sentivo anche che comunque nell'ultimo mese, giustamente, facendo il vostro lavoro, chiedevate al mister, no, delle voci. Però le risposte che lui dava, che sta pensando al campo, ma non è. Non è, non è, cioè è, è una cosa reale. Noi non, non stiamo veramente pensando. Non ho mai pensato a se lui l'anno prossimo c'è o non c'è, ma perché abbiamo una finale da fare, ma al di là della finale, noi fino a 48 ore fa a Cagliari avevamo un altro obiettivo. Che era mettere. come si dice, in cascina? No? Per un altro anno consecutivo la conference. Quindi, veramente c'è la scomparsa di Joe, c'è talmente tante cose a cui pensare che, che è veramente complicato. Poi eh, l'unica cosa che, che posso dire è che, che domani intanto facciamo quello che dobbiamo fare. Poi giovedì, no, venerdì neanche, non vi voglio vedere. <ride> no dai, dopo, dopo questa finale che dobbiamo... Dobbiamo veramente cercare a tutti i costi di vincere, ma, ma per noi veramente, perché è, si è creata un'alchimia un tra squadra, allenatore, società, Firenze in generale, no? si è creata questa cosa che è talmente bella che è troppo importante, è troppo importante eh, omaggiarla con questa coppa. No? Poi dopo, quando il mister ci comunicherà cosa fare... Eh, ci penserò dopo, sicuramente... È sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto in questi tre anni. Quindi, eh, se la scelta fosse di andare via, è normale che ci dispiacerebbe tantissimo. No? Perché al di là che, che abbiamo un rapporto speciale, ma proprio per, anche a livello di campo. No? Comunque, ci ha dato talmente tanto che però, dai, non, eh, non è giusto. Ci, ci rivediamo venerdì o sabato. Dai, e te lo dico. We'll take the next Yes. Grazie, grazie. Per una domanda per Vincenzo Italiano, sono qua Mario Tenenani le di Radio. Due cose velocissime. La prima: se hai pensato a un fioretto, a un voto da fare, un sacrificio in caso di vittoria, cosa saresti disposto a fare, se ci hai pensato? E l'altra cosa è che in caso di successo, cioè un, un eventuale successo potrebbe condizionare in qualsiasi direzione il tuo futuro nel calcio, una tua decisione da prendere. Grazie. Ah, fioretto non ci ho pensato, quindi ci penserò da, da adesso, vediamo. No. <ride> C'è un ginocchio che non me lo permette, già dopo tre metri si inizia a gonfiare, quindi non posso, non posso farlo. E ci penserò comunque, ci penserò perché se dovesse, la battuta è, non capiterà, ma se dovesse capitare di ottenere quello che dobbiamo, che non si nomina mai, non si dice niente. Poi vedremo, qualcosa ce inventeremo. E, e per il futuro davvero, non, mi sa che il telefono non, spesso è spento o in silenzioso e non, non mi interessa ascoltare niente. L'unica attenzione, siccome la semifinale non l'abbiamo giocata tanto tempo fa, era quello di concentrarmi su tutto quello che erano le partite importanti. Abbiamo avuto Cagliari, come dice Biro, che era importante, e la partita prima con Napoli ancora per tenere dietro il nostro avversario, e adesso c'è questa finale, sinceramente non voglio distrarmi e pensare, pensare ad altro. Tutto può accadere, il calcio è strano, il calcio veramente in certezze ne dà sotto zero, quindi pensiamo a questa partita e poi... Si valuterà tutto. Next question, please. Sì, Duccio Mazzoni di Radio Repubblica per Jack. Cristiano a Vienna all'inizio di questo secondo percorso europeo disse che questa era una delle fiorentine più forti in cui aveva giocato, se non la più forte. Quindi ti chiedo se alla fine di questo percorso vale la stessa cosa per te e se quando sei arrivato 4-5 stagioni fa. Eh, avevi scelto Fiorentina anche proprio per giocare questo tipo di partita, cioè l'avevi immaginata in una finale europea con così tanta continuità? Grazie. Ma quando sono venuto qua avevo avvertito l'entusiasmo e la voglia di fare di, del presidente, di Joe, eh, che avevano comunque in testa di, di far crescere la squadra, infatti poi eh, negli anni sono arrivati diversi giocatori. Che hanno, che hanno dato tanto alla Fiorentina e penso che quest'anno, anche per eh, esperienza, per il percorso fatto in questi anni, la squadra sia, sia matura, soprattutto eh, nelle coppe. Quest'anno abbiamo fatto un percorso che eh, è stato buono perché abbiamo eh, giocato anche con la consapevolezza di essere una squadra... Eh, forte e quindi penso che sicuramente anche eh, visto delle esperienze degli anni scorsi questa è sicuramente la squadra la Fiorentina più, più completa da quando sono arrivato è uguale la penso come Jack penso che non io non ho non ho, non ho potuto giocare nelle Fiorentine che lottava per vincere Scudetti. quindi non lo so da quando sono io Sicuramente è la squadra più completa che ha fatto un lavoro di tre anni importante dove ha avuto una maturità importante dove tanti giocatori di grande qualità hanno aggiunto qualcosina e grazie al lavoro di tutti i giorni e con una società dietro che investe molto tempo, denaro, ci mette tutto a disposizione quindi secondo me sì, la, con, continuo a pensare che sia la migliore che sono stato io. Buonasera per il mister Matteo Magrini, Corriere Ferentino, Radio Bruno a prescindere dal futuro tanto abbiamo già detto le chiedo se comunque la partita di domani può rappresentare la chiusura di, di un cerchio per questi tre anni e se a prescindere, è chiaro che tutti vogliono vincere e chiudere con una coppa, però vincere forse non sempre vuol dire no? portare qualcosa di, di materiale una coppa, un titolo a casa se lei a prescindere da domani considera di aver vinto la sfida fiorentina in questi, in questi tre anni. Grazie. Secondo me è stato fatto un gran lavoro, ma dal momento in cui siamo di nuovo qui dobbiamo domani cercare di, di aggiungere qualcosina, qualcosina a questo percorso ottimo, straordinario sotto tanti punti di vista. Pieno di record, pieno di soddisfazioni, pieno di semifinali, di finali, però eh, tornando al discorso di prima che nessuno sa quale sarà il futuro eh, ne, in, in termini di presenze ne, in altre finali, soprattutto europee domani, dobbiamo cercare di fare di tutto, di tutto per aggiungere questa ciliegina come diciamo tutti, quindi è questo il mio pensiero. Buonasera amici, we'll eh, Guglielmo questions. Buccheri, la stampa. Eh, quando una squadra italiana eh, gioca una finale rappresenta il paese, voi domani non solo rappresenterete il paese ma avete l'opportunità di regalare all'Italia un record mai, mai visto e chissà se mai potremo parlare in questi termini, le nove squadre in, in Europa. Ecco, eh, quanto vi, vi aggiunge al vostro orgoglio? poter vivere anche una situazione, una situazione del genere che a mio modo, a mio modesto modo di vedere dà proprio la dimensione europea della Fiorentina grazie No, abbiamo anche, abbiamo anche questa, tra virgolette, responsabilità in più eh, sarebbe davvero spettacolare da quando eh, vedo calcio, seguo calcio penso che nove squadre in Europa eh, mai, mai accaduto, sbaglio non è mai successo quindi domani e abbiamo anche questa tra virgolette responsabilità per eh, poter dare anche questa gioia al, al Torino. Quindi cercheremo di, oltre a quello che già sappiamo, per noi stessi, per la Fiorentina, cercheremo anche di andare forte per far ottenere al calcio italiano un'altra squadra in Europa che. È sempre bello giocare queste partite. Me ne sono accorto negli ultimi due anni. Quindi faremo di tutto per vincere anche per uh, i nostri amici di Torino. Buonasera, sì, sono Leonardo Bardazzi del Corriere Fiorentino. Eccomi qua su. Mister, se ci racconta l'incontro con, con Commisso, sappiamo è arrivato e immaginiamo insomma, che abbia grande voglia di, di vincere quanto, quanto voi. E a Giacomo se posso eh, mi collego a quello che ti hanno già chiesto non per qualcosa, ma fare tutto. Ah, una domanda soltanto allora mi accontento di uno yeah, one question scusa one per Giacomo, ma il presidente come sempre è carico eh, non è come me che soffre i viaggi in aereo lui arriva, ne fa 16-17 ore arriva felice, contento, sorridente eh, è carico e lui, la moglie è sempre un piacere vederlo. È molto molto carico oggi, è appena arrivato, ha fatto il discorso alla squadra. È chiaramente questa, questa sua, questo suo entusiasmo, questa sua voglia è bello. È bello, trasmette davvero, trasmette quella fiducia che serve per, per, queste, per questi impegni così difficili. È non devo aggiungere il fatto che eh, domani in campo qualche goccia di sudore va buttata per lui, per la sua famiglia, per eh, Gio Barone, per la famiglia di Gio Barone, per tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, soprattutto questa tragedia eh, non... Non la Fiorentina, soprattutto il Presidente, dato che mi ha chiesto di lui, non meritava di attraversare momenti così brutti per la perdita di un amico, soprattutto. E dentro lo spogliatoio ci sono le due immagini di Joe e del Presidente, domani sanno già i ragazzi che veramente più di una goccia di sudore bisogna buttarla fuori per, per loro. E cercheremo di farlo in tutti i modi. Έλενα Παπατοπούλου από την TV. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Μιλήσατε πολύ για το παρελθόν. Μοιάζει να είναι. Μιλήσατε πολύ για το παρελθόν, για την περασμένη σεζόν και για το μέλλον. Μοιάζει να είναι ένα τέλο εποχή, ένα κύκλο που κλείνει για τη Φιωρεντίνα, τουλάχιστον από αυτά που μαθαίναμε. Μας δηλώσατε την επιθυμία σας, αλλά έχετε κλείσει τα μάτια, έχετε ονειρευτεί τη στιγμή που σηκώνει το, το τρόπεο. και μια σύντομη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε του χρόνου εδώ στην Ελλάδα; <laughs> Ho provato, a, Mi sono concentrato qualche notte per vedere di sognare il, il trofeo alzato soprattutto da parte dei ragazzi. Però non ci sono mai riuscito. Allora vuol dire che o è realtà, o se no, sarà veramente solamente un sogno. Per il resto, non, non ci ho, ho mai pensato, non lo so, in futuro. In futuro può accadere qualsiasi cosa. Sono ancora penso giovane, la carriera di allenatore arriva a smesso. Uno dei migliori allenatori in Italia, il più amato, uno dei più bravi, ha smesso col club a 72 anni. Io ho 46 anni, ce n'è ancora di strada quindi può, può accadere di tutto. Quindi in questo momento concentriamoci su quello che è l'immediato poi, poi si vedrà grazie mille a tutti thank grazie. you very much grazie. the next press conference will start at 6.15 with Olympiacos thank you